Le statue Moai da secoli caratterizzano il paesaggio dell'isola di Pasqua. Un tempo un enorme numero di persone lavorava per realizzare queste grandiose sculture. Poi, improvvisamente, la produzione si è arrestata. Come mai? Proviamo a risolvere questo mistero. L'isola di Pasqua, situata a circa 4.000 km a est di Tahiti, ha una superficie di 163 km quadrati. Ancora oggi è una delle isole più isolate del mondo. Un tempo, enormi foreste di alberi e felci ricoprivano il territorio. Quando i primi esseri umani arrivarono sull'isola, intorno al 400 d.C., le foreste cominciarono lentamente a scomparire. A partire dal 1250 d.C. vennero erette le prime statue Moai. Gli artigiani locali le realizzarono usando diversi tipi di rocce, cenere vulcanica compressa, basalto, trachite e tufo rosso. Trattandosi di un'isola vulcanica, erano i principali materiali a disposizione degli scultori. Una volta terminato il lavoro, le statue venivano ricoperte con la pomice. Le statue hanno volti diversi. Le loro espressioni sono ben definite, con le tipiche sopracciglia voluminose e i nasi grandi. Le braccia sono scolpite lungo il corpo. Alcune statue hanno un cappello in testa. Sull'isola è possibile contare circa 900 statue che si differenziano per dimensioni. L'altezza media è di 4 metri, mentre le più grandi raggiungono i 10 metri e pesano fino a 82 tonnellate. Poiché le statue hanno volti diversi, si ipotizza che rappresentino e onorino antenati, capi spirituali e altri personaggi importanti dell'isola. Ma senza prove certe, è quasi impossibile capire il vero scopo dei Moai. Un tempo si ergevano magnificamente lungo la costa, sorvegliando la popolazione sull'isola. Davano le spalle agli spiriti del mare. Quando gli europei scoprirono per la prima volta le statue Moai nel 1700, molte erano già state abbattute. Sappiamo che la produzione delle statue si era interrotta molto tempo prima. La realizzazione di questi manufatti richiedeva enormi sforzi. Gli esperti artigiani passavano molto tempo a scolpire con estrema cura le statue, usando dei semplici scalpelli. Una squadra composta da un massimo di 6 persone lavorava duramente per un anno intero per realizzare una sola statua. Una volta completata, la statua doveva essere trasportata nel luogo prestabilito. A volte la distanza da coprire era anche di 18 km. Con l'aiuto della datazione al carbonio, gli esperti sono riusciti a capire che le statue hanno iniziato a comparire nel 1250 d.C. Improvvisamente, nel 1500 d.C. circa, il processo si è fermato. I creatori delle statue hanno lasciato i loro strumenti di lavoro nel luogo in cui erano stati usati per l'ultima volta. Solo un quarto di tutte le statue è stato effettivamente collocato. Metà sono ancora nella cava, mentre altre sono state lasciate a terra lungo il percorso. Su quest'isola è successo qualcosa che ha fatto perdere a tutti l'interesse per le statue. Esistono molte teorie che provano a spiegarne il motivo. Molte sono legate alla deforestazione dell'isola. Gli abitanti potrebbero aver usato il legno per spostare le statue. Forse venivano usate slitte e corde, probabilmente dei tronchi per far rotolare le statue o delle canoe per farle galleggiare. Il legno cominciò a esaurirsi. Gli alberi sull'isola impiegavano molto tempo a crescere e nel frattempo i topi ne mangiavano i semi. Gli abitanti usavano il legno per molti altri scopi, sia per la vita di tutti i giorni che per creare altre statue. Un altro motivo per cui gli abitanti dell'isola potrebbero aver smesso di costruire le statue risiederebbe nello sviluppo di altri progetti. Con l'aumento della popolazione aumentava la specializzazione nella creazione di giardini rocciosi. Erano ottimi per il terreno, mantenendolo caldo e allo stesso tempo fertilizzandolo. Gli isolani dedicavano molto tempo e fatica alla realizzazione di questi giardini. Semplicemente non c'era abbastanza tempo per dedicarsi alla costruzione e allo spostamento delle statue. Un'altra teoria suggerisce che le credenze della popolazione fossero cambiate. Si suppone che in passato gli isolani vedessero le statue come un collegamento con i loro antenati. Pian piano, però, si diffusero rituali di forza e resistenza. Con questi rituali, gli isolani iniziarono a scolpire immagini legate agli uccelli marini, che diventarono gli animali principali dell'isola. Iniziarono a credere che i loro antenati li guardassero attraverso gli uccelli, invece che attraverso le statue Moai. Queste teorie potrebbero essere vere, ma il problema principale era che la piccola isola non poteva sostenere una popolazione in crescita.
Quella che un tempo era una terra lussureggiante e ricoperta di foreste divenne rapidamente un paesaggio arido. Inizialmente le persone si affidarono alle risorse delle foreste. L'agricoltura crebbe di importanza dopo il 1500, quando le foreste scomparvero. Le tribù che un tempo lavoravano insieme per costruire i fantastici monoliti si concentrarono invece sulla competizione reciproca. Durante questa lotta per la terra e le risorse, le statue Moai furono rovesciate per minimizzarne il significato. Nei secoli successivi, tutte le statue furono rovesciate, ma non tutte deliberatamente. Molte caddero dopo essere state trascurate per tanto tempo. Alcune finirono addirittura nell'oceano, dove rimasero per un po'. Abbiamo però una buona notizia. Molte statue sono state rialzate, offrendo un'incredibile esperienza ai visitatori di tutto il mondo. Se ti capitasse di visitare quest'isola, la prima domanda che probabilmente ti porresti non riguarderebbe la realizzazione delle statue o il loro spostamento, ma sarebbe: com'è possibile che qualcuno sia arrivato fin qui? Oggettivamente è stata una delle imprese più incredibili di sempre. I polinesiani hanno fatto cose davvero straordinarie. Già nel 1500 avanti Cristo, questo popolo di navigatori iniziò a esplorare il mondo utilizzando le più avanzate invenzioni marine disponibili all'epoca. Navigarono nell'oceano con i catamarani e le loro caratteristiche canoe, partendo dal sud-est asiatico e colonizzando molte altre aree del Pacifico. Nel 900 avanti Cristo si erano spinti fino alla latitudine delle Hawaii e nel 1200 avanti Cristo a sud della Nuova Zelanda. Il viaggio più lontano verso Oriente fu ovviamente l'isola di Pasqua. In poche centinaia di anni, questi primi marinai si stabilirono in un'area di migliaia di chilometri quadrati. Memorizzavano i luoghi in cui erano già stati per orientarsi nell'oceano. Oltre a questo, utilizzavano un'ampia gamma di tecniche. L'alba e il tramonto li aiutavano durante il giorno. Le stelle erano il loro riferimento durante la notte. Se il cielo era coperto e i marinai non riuscivano a orientarsi, usavano altri metodi. Osservavano i movimenti delle correnti oceaniche e i modelli delle onde, prestando attenzione alla bioluminescenza nell'acqua. Questi modelli li aiutavano a individuare la posizione di alcune isole specifiche. Capivano persino come le isole e gli atolli in lontananza causassero interferenze con l'aria e il mare. Anche gli uccelli riuscivano a dargli alcuni segnali. Alcuni migravano per lunghe distanze da un'isola all'altra, fornendo ai viaggiatori una sorta di collegamento visivo per il loro percorso. Altri tipi di uccelli avevano degli orari specifici in cui cacciavano le prede. I marinai sapevano quando e dove cacciavano e lì dirigevano le loro imbarcazioni. Ai vichinghi viene attribuito un credito eccessivo per le loro abilità navali. Mentre loro usavano una bussola solare, i polinesiani si affidavano esclusivamente alla conoscenza della natura e alla sua guida. Le loro conoscenze erano così avanzate che nel 1769 il capitano James Cook, esploratore inglese, assunse un navigatore polinesiano, proprio per la sua vasta esperienza nella navigazione. Ma ancora più sorprendente fu il fatto che fu in grado di disegnare una mappa a memoria. Copriva un'area larga 3200 chilometri. In questa regione si potevano contare 130 isole e il navigatore ne conosceva 74 per nome. All'inizio del viaggio il capitano Cook spesso ignorò i consigli dell'assistente, ma verso la fine rimase molto colpito. Inoltre riconobbe i polinesiani come gli abitanti dell'area più vasta sul pianeta. Lascia che ti accompagni in un tour di luoghi pieni di mistero. Ti assicuro che sarà divertente. La nostra prima tappa è in Perù. Ecco alcune misteriose testimonianze della storia del Sud America. Le linee di Nazca, segni lasciati nel deserto che porta lo stesso nome. Si chiamano geoglifi e sono stati creati tra il 500 avanti Cristo e il 500 dopo Cristo. Poiché il deserto ha un clima stabile, la maggior parte delle linee di Nazca è arrivata fino ai giorni nostri. Gli abitanti di Nazca le hanno realizzate rimuovendo lo strato superiore di ciottoli e scoprendo il terreno sottostante. Il colore del terreno cambia da marrone rossastro a grigio giallastro, per cui le linee appaiono sempre diverse. La maggior parte dei geoglifi è costituita da semplici linee e forme geometriche. Negli ultimi anni i droni hanno permesso di scoprire alcune nuove figure. I disegni di animali e piante hanno attirato l'attenzione degli archeologi. Sono state trovate immagini di un ragno, una scimmia, un cane, un gatto e altre figure umane e floreali. Gli studiosi non conoscono lo scopo dei disegni. Alcuni sostengono che nella cultura Nazca la gente attribuisca un significato speciale a questi motivi. Quindi probabilmente hanno creato queste forme per farle vedere alle divinità del cielo.
La nostra prossima tappa è il Belize Blue Hole o il Great Blue Hole, come lo conoscono i turisti e i subacquei. Sai che questo luogo è il più grande buco marino del mondo? Questa grotta marina è stata sommersa 10.000 anni fa, quando è terminata l'ultima grande era glaciale. Oggi nell'area si trovano migliaia di stalattiti e stalagmiti da ammirare. Tieni presente che solo i subacquei esperti possono avventurarsi in questo sito. È così profondo e complesso che un dilettante non sarebbe in grado di orientarsi. Questo luogo è diventato famoso in tutto il mondo dopo il 1971, quando lo scienziato Christian Lascu ha visitato il sito. Siamo ora in uno dei siti sottomarini più misteriosi e inesplorati della Terra. Ok, non mi addentrerò in leggende di navi scomparse e di navi fantasma. Ma devo dire che il Triangolo del Drago ha una reputazione spaventosa tra i marinai e i piloti. È il Triangolo delle Bermuda dell'Oceano Pacifico. Non si conosce l'esatta ubicazione del Triangolo del Drago, poiché diversi resoconti indicano differenti distanze. La versione più diffusa è che il Triangolo si trovi vicino alla costa giapponese. È uno dei luoghi maledetti della Terra. Sono zone in cui l'attrazione delle onde elettromagnetiche del pianeta è più forte che in altri luoghi. Diversi pescatori giapponesi sono scomparsi in queste acque. Gli aerei e le navi moderne condividono lo stesso destino. Ecco un fatto interessante che ti rallegrerà. Nel 2013 è uscito il nuovo gioco di Tomb Raider, che si svolgeva su un'isola chiamata Yamatai. Quest'area era nota per le sue improvvise tempeste e per le navi scomparse. Secondo il gioco, quest'isola si trova a sud del Giappone. Ci spostiamo in un altro luogo con una reputazione spaventosa. Questa volta si tratta di una zona più piccola. Ecco il lago Natron, nel nord della Tanzania. Perché questo lago è così pericoloso? Per cominciare, è incredibilmente alcalino a causa di un vicino vulcano. Questo lo rende tossico per la maggior parte degli animali. L'acqua contiene livelli molto elevati di cianobatteri, ovvero alghe che rilasciano una sostanza chimica dannosa per gli organismi che potrebbero berla. Queste acque possono calcificare uccelli e animali e trasformarli in versioni mummificate di loro stessi. Sembra un po' la storia di Medusa. Il lago è l'ultima tappa per la maggior parte degli animali, ma non per tutti. I fenicotteri, ad esempio, non risentono dell'alcalinità dell'acqua. Il lago è infatti uno dei pochi luoghi in cui si riproducono e prosperano. Oltre che per la fama degli animali pietrificati, il lago è noto anche per il suo colore particolare. L'acqua a volte diventa rossa proprio a causa delle alghe. Ha un aspetto unico e fuori dal mondo. Questo cambiamento di colore può essere visto anche dallo spazio. Alcune compagnie turistiche hanno aggiunto questa destinazione ai loro programmi di viaggio. Ma è sicuro avvicinarsi a un vulcano? Il lago riceve pioggia durante tutto l'anno, ma questa evapora ancor prima di raggiungere la superficie. Questo tipo di precipitazioni è chiamato pioggia fantasma. Essendo vicino al deserto e a un vulcano, il lago è molto caldo. La temperatura in estate può raggiungere i 60 gradi centigradi. Alcuni luoghi sono sicuri per gli umani, ma la maggior parte del lago è una zona vietata. Un altro luogo che sembra di un altro pianeta è la grotta di Movile, in Romania. L'aria che si respira nella grotta è molto diversa da quella che respiriamo fuori. Il livello di ossigeno è basso rispetto all'esterno ed è presente un ecosistema unico. Questa grotta è rimasta chiusa per 5,5 milioni di anni. Non ha alcun contatto con il mondo esterno. Ospita creature che non esistono in nessun altro luogo della Terra. L'evoluzione di queste specie è stata diversa proprio perché si trovano in queste condizioni ostili. Per esempio, la maggior parte degli abitanti della grotta di Movile è nata senza occhi. La loro pelle è quasi traslucida e le antenne sono lunghissime per aiutarli a muoversi nell'oscurità. La grotta è molto umida e calda. All'interno si respira un odore di uova marce, dovuto ai gas di solfuro e metano presenti nel lago sotto la superficie della grotta. Ma come sono arrivate lì tante specie diverse? Gli scienziati non lo sanno con certezza, forse sono arrivate lì per caso e sono rimaste bloccate nella grotta. Oppure erano lì alla ricerca di habitat più solforosi in cui vivere, dopo che i cambiamenti climatici nell'emisfero settentrionale hanno causato il prosciugamento del Mediterraneo. Un altro luogo misterioso nella nostra lista è il Monte Nemrut, in Turchia. Questa montagna presenta un complesso di monumenti con templi e tombe. La costruzione iniziò nel periodo tardo-ellenistico dal re Antioco. Sul Monte Nemrut si trovano le statue del re stesso, di due leoni, di due aquile, di Zeus, di Ercole e di Apollo. Le statue un tempo erano figure a grandezza naturale. Le variazioni di temperatura stagionali e giornaliere, il vento, l'accumulo di neve e l'esposizione al sole le hanno danneggiate. Inoltre, queste splendide rovine antiche si trovano in una zona sismica di primo grado. Ora sono rimaste per lo più le teste delle statue e si può vedere sparse per il sito.
Arrivando sul posto, si viene accolti innanzitutto da 5 statue di calcare sedute. Questi monumenti sono unici per la loro forma, le grandi dimensioni, il materiale usato e il design complesso. La tecnologia utilizzata per costruire i tumuli e le statue era molto avanzata e decisamente unica per l'epoca. Immagina di fare un'escursione in montagna e di vedere queste antiche costruzioni spuntare dal nulla. Come ti sentiresti? Il prossimo mistero naturale è un fossile a forma esagonale o a 6 facce. Lo si può trovare nelle zone più profonde degli oceani. La cosa interessante è che nessuno sa chi sia l'artista. I Paleodictyon assomigliano a nidi d'ape. Ma le api non sono di certo le autrici, dato che non possono creare favi sott'acqua. Cosa può aver prodotto queste creazioni simmetriche? Non si sa ancora se si tratti di tracce fossili o di organismi indipendenti. Non c'è una spiegazione certa per questo mistero secolare. Mai sentito parlare della foresta storta? È una bizzarra foresta in Polonia. I tronchi di oltre 400.000 pini fanno una curva di quasi 90 gradi. Non sorprende che questo luogo sia famoso per le sue storie inquietanti. Non sappiamo ancora che tipo di strumento o tecnica si debba usare per far crescere o piegare gli alberi in questo modo. Potrebbe trattarsi di qualcosa legato alla natura stessa, come una tempesta di neve. Non c'è ancora una spiegazione chiara della causa di questa torsione. La nostra ultima tappa della giornata è in India. Ogni anno, nel tempio di Kamakhya Devi, accade qualcosa di misterioso. Per 3 giorni il fiume Brahmaputra, vicino al tempio, diventa rosso. Le leggende pensano sia opera di Kamakhya, molto rispettata dalla popolazione locale e di cui il tempio porta il nome. Ma forse non c'è alcun mistero. La geologia lo spiega con tutti gli alti livelli di ferro del suolo che interagiscono con il fiume. Inoltre, il sistema di grotte sotterranee è ricco di solfuro mercurico. Quale luogo misterioso della lista ti piacerebbe visitare? Hai presente la sensazione che si prova quando per tutta la vita hai cercato di risolvere un mistero? No? Beh, il detective Henderson sì. Durante i suoi quasi 30 anni di servizio nella polizia, Henderson ha risolto centinaia di casi e ha arrestato altrettanti malviventi. La sua percentuale di casi risolti durante gli anni era quasi da record. A soli 25 anni riuscì ad acciuffare un ladro famoso per la sua abilità di cambiare connotati. A 30 risolse con successo uno dei casi più difficili della sua carriera, un'evasione di massa. A 38 il detective scoprì la base segreta di una misteriosa setta, nascosta su una remota isola vulcanica. Compiuti 50 anni, aveva risolto con successo alcuni dei più intricati misteri del mondo, ma con due fondamentali eccezioni. Due casi accaduti negli anni 50 su degli aerei scomparsi nel nulla. Henderson si appassionò al caso e ci lavorò alacramente per molti anni. Però all'epoca dei fatti il detective era ancora troppo giovane. Poteva solo costruire ipotesi. Fino ad un improvviso colpo di genio. Per la prima volta dopo tanto tempo, la soluzione del mistero era alla sua portata. Ma prima doveva immergersi di nuovo nella vicenda. Quindi ha aperto il suo archivio e tratto fuori da un cassetto dei vecchi articoli su questi incidenti. Il primo avvenne in piena estate, il 1 luglio 1955. Il volo 914 della Pan Am stava per decollare dall'aeroporto di New York con 61 persone a bordo. Il velivolo era un DC-4 molto diverso dagli aerei in uso oggigiorno. Aveva 4 enormi propulsori ad elica anziché a turbina. I passeggeri avevano preso posto a bordo e allacciato le cinture. L'aereo si avviò lungo la pista fino al decollo, prendendo poi quota senza problemi. Quell'aereo era diretto in Florida, atteso a destinazione dopo circa 3 ore di volo. Gli addetti alla torre di controllo lo monitoravano sul radar finché il Pan Am 914 scomparve. Dalla torre di controllo non ci fu modo di contattare il pilota. Sia i controllori di volo di New York che in Florida avevano perso contatto col velivolo. Di solito un pilota manda sempre un segnale in caso di problemi, ma stavolta niente, silenzio. Dopo diversi tentativi infruttuosi di mettersi in contatto con l'aereo, vennero avviate le operazioni di ricerca. Le comunicazioni si erano interrotte mentre il Pan Am 914 stava sorvolando l'Atlantico. L'unica spiegazione possibile era una avaria improvvisa che aveva fatto precipitare l'aereo in mare. Ma non vennero trovate tracce, nemmeno il più piccolo detrito. Qualcosa torna sempre in superficie, ma stavolta nessuno dei soccorritori trovò nulla.
Nessun SOS inviato dall'aereo, nessuna traccia di uno schianto. Il volo 914 sembrava letteralmente svanito nel nulla. L'incidente si perse nella storia per 37 anni, finché qualcosa di molto strano accadde nel 1992, in Venezuela, all'aeroporto di Caracas. La torre di controllo ricevette un segnale inatteso, un aereo in arrivo del tutto fuori programma. A quell'ora non erano previsti atterraggi, infatti. I controllori di volo capirono subito che qualcosa non tornava. L'aereo però era davvero lì, e già al primo sguardo si vedeva che era un vecchio modello, con le eliche al posto delle turbine. Una volta atterrato, il pilota fece una stranissima domanda via radio. «Dove siamo?» Gli venne chiesto di identificarsi e dopo alcuni secondi il pilota rispose «Siamo il volo Pan Am 914, partito da New York e diretto in Florida. A bordo abbiamo 4 membri dell'equipaggio e 57 passeggeri». All'aeroporto il personale era esterrefatto. Nessuno riusciva a capire che cosa stesse succedendo e da dove fosse saltato fuori quel vecchio quadrimotore ad elica, vecchio di decenni e di quasi 2000 km fuori rotta. Dopo qualche momento di incertezza, il controllore di volo rispose al pilota: «È il 9 settembre del 1992, me lo conferma?» A quella domanda seguì una pausa lunghissima. Poi il pilota, agitato, disse: «Oh no, Jimmy, dove siamo? No, via, andiamocene!» Dalla torre poterono vedere il pilota agitare le mani in cabina. Poi avviò nuovamente i motori e si fece strada lungo la pista. Il Pan Am 914 accelerò rapidamente e prese di nuovo il volo. I controllori cercarono di fermarlo, ma non ottennero risposta. L'aereo sparì nuovamente in cielo e nessuno ne seppe mai più nulla. Il detective Anderson finì di leggere la storia e aggrottò la fronte. Fuori dalla sua finestra la pioggia colpiva incessante il vetro. Un acquazzone che raffigurava con precisione il tumulto dei suoi pensieri in quel momento. Lui forse aveva capito cos'era successo a quell'aereo. Gli indizi erano tutti lì, proprio davanti a lui. Ma per esserne certo, Anderson doveva passare ad un altro articolo, stavolta datato 1989. Era il 1954, il volo 513 della Santiago Airlines decollò dalla Germania occidentale diretto in Brasile. Un volo di 18 ore. A bordo 88 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. L'aereo si inoltrò tra le nuvole e sparì d'un tratto dai radar. Tutti i controllori di volo tentarono di contattare il pilota, ma senza successo. 18 ore dopo, l'aereo non si presentò a destinazione in Brasile. I controllori di volo tedeschi e brasiliani non riuscirono in nessun modo a capirci qualcosa. Partirono le operazioni di ricerca, che durarono diversi mesi. Eppure, come nel caso del Pan Am 914, non fu trovato nulla. L'aereo era scomparso dai radar all'improvviso, sopra l'Oceano Atlantico. 2 anni dopo, le ricerche vennero annullate e la Santiago Airlines chiuse i battenti. Il 12 ottobre del 1989, i controllori di un aeroporto brasiliano notarono all'improvviso un aereo sui loro monitor. Non rispondeva ai loro tentativi di contatto e volava in cerchio sopra la pista. Alla fine l'aereo atterrò e... silenzio. Nessuno aprì il portellone. Nessun passeggero scese a terra. Nessuna voce del pilota. L'aereo era in ottime condizioni e subito fu identificato come il volo 513 della Santiago Airlines, disperso da 35 anni. Il personale di terra dell'aeroporto alla fine si avvicinò e aprì il portellone, ma ciò che videro all'interno li lasciò di sasso. Polizia, doganieri, medici ed ispettori si accalcarono attorno al misterioso volo per dare un'occhiata. Nessuno sapeva cosa fare. A bordo non c'era anima viva a cui chiedere. Quel volo era scomparso nel 1954 e riapparso 35 anni dopo in perfette condizioni senza un graffio. Ma cosa gli fosse successo, nessuno poteva saperlo. Il detective Anderson notò le somiglianze tra le due storie. Il volo Pan Am 914 era scomparso nel 1955, l'altro nel 1954, poco meno di un anno prima. Anderson si grattò la testa e notò un altro piccolo dettaglio. Entrambi gli aerei erano svaniti dai radar mentre stavano sorvolando l'Oceano Atlantico. Naturalmente ci sono numerosi racconti di navi e aerei scomparsi e tanti altri fenomeni misteriosi connessi al Triangolo delle Bermuda. Anderson li conosceva bene, ma questi due aerei lo ossessionavano. Dopo aver riletto i due articoli, la lampadina si accese. Eureka! La soluzione era lì davanti ai suoi occhi. Si trattava di due articoli scritti sullo stesso giornale.
Nessun controllore di volo aveva mai sentito nominare questi aerei. Non si è mai saputo nulla dei passeggeri. Nessun altro giornale aveva mai riportato la storia. Forse la storia era soltanto una, ma era stata cambiata la data, la rotta e il nome del volo. Eh già, mistero risolto. Era tutta una bufala. Intanto la pioggia non cadeva più e fuori dalla finestra il detective vide passare un treno. Allora gli tornò in mente un'altra storia strampalata che aveva letto. Una su un treno fantasma ambientata in Italia nel 1911. Il treno della compagnia Zanetti trasportava 100 passeggeri e stava attraversando degli splendidi paesaggi di montagna. Ma poi imboccò una galleria e scomparve. Nessuno vide o ebbe più notizia del treno. I passeggeri scomparvero con lui, almeno finché riapparvero, nel passato. Nel lontano 1854, un ignoto medico messicano scrisse della misteriosa scomparsa di 100 italiani giunti in città da chissà dove. Tutti vestiti in modo strano. Raccontavano inoltre di essere stati a bordo di un treno. Tutto inventato, naturalmente. Non esistono prove che quel treno sia mai nemmeno esistito. Mentre è lì a riflettere, il detective viene interrotto dallo squillo del suo telefono. Resta in ascolto senza parlare, molto concentrato. Dopo un minuto, il detective risponde semplicemente «Sì». Messo giù il telefono, il nostro eroe si accinge a risolvere un nuovo mistero. Nel deserto del Sahara qualcuno ha avvistato un'enorme nave dispersa nel Pacifico almeno 27 anni prima. Nessuna persona a bordo, spariti anche il carico e la bandiera. La nave è semplicemente ricomparsa in mezzo al deserto, con la chiglia ancora umida, come se fosse stata teletrasportata lì da un altro luogo. Fantastico! Niente bufale! Indossato il suo cappello da detective, Anderson si avvia. Ma ne parleremo in un altro video. Molti strani incidenti sono avvenuti nella misteriosa valle di Heizhou, in Cina, sin dagli anni 50 del secolo scorso. Alcuni l'hanno paragonata persino al famigerato triangolo delle Bermuda. Ma c'è qualcosa di vero? Tutto è cominciato con la misteriosa scomparsa di un aereo, tuttora inspiegabile. La valle venne setacciata da cima a fondo, eppure nessuna traccia dell'aereo fu rinvenuta. E manco a dirlo, nessuno aveva ricevuto un messaggio di SOS dall'equipaggio. Ma non solo, nello stesso anno, un gran numero di turisti e abitanti del luogo scomparve a sua volta nella valle e di loro non si seppe mai più nulla. A proposito del triangolo delle Bermuda, la sua storia sembra avere avuto inizio con la scomparsa di diverse navi e aerei, ad esempio quella del 1945, quando una flotta di 5 aerei con 14 persone a bordo scomparve durante un'esercitazione militare di routine. Venne condotta un'accurata indagine sull'accaduto, ma non si stabilì mai la causa dell'incidente. E non finisce qui. Tra il 1945 e la metà degli anni 80 si contarono altri 25 piccoli aerei scomparsi proprio mentre sorvolavano il triangolo delle Bermuda, svaniti nel nulla. Le ricerche non hanno mai rinvenuto tracce degli aerei scomparsi. Il triangolo delle Bermuda non è unico nel suo genere, anzi. Nell'Oceano Pacifico, non lontano dal Giappone, c'è una pericolosa area che si è guadagnata il nome di Mare del Diavolo. La più famosa di questa scomparsa riguarda la nave da ricognizione Kaiomaru 5, svanita in quelle acque nel 1953. A bordo c'erano 31 membri dell'equipaggio e ricercatori, partiti per studiare la recente formazione di un isolotto vulcanico. Cosa è accaduto alla nave e alle persone a bordo? Non lo sapremo mai, probabilmente. Non è stata mai ritrovata traccia della nave o dell'equipaggio, di loro non si è mai più saputo nulla. Nel 1911 un treno partì da Roma, diretto in perfetto orario verso Milano. Naturalmente nessuno dei 106 passeggeri a bordo giunse mai a destinazione e non si ebbe mai più notizia di nessuno di loro. Cosa accadde a quel treno e a tutte le persone che si trovavano a bordo? Sono davvero scomparse nel nulla, per sempre? C'è chi pensa che le cose non stiano così. Nell'ultima parte del suo viaggio il treno affrontò un tratto in galleria. Entrò in un lungo tunnel, ma chissà perché non uscì mai dall'altra parte. Del treno non restò nulla, era come se fosse evaporato nell'aria. Vennero ritrovati soltanto 2 passeggeri, ma le loro condizioni non erano delle migliori e la storia da loro raccontata non sembrava verosimile. Parlarono di una densa nebbia e di come il loro istinto li spinse a saltare giù dal treno pieni di paura.
15 anni dopo si sparse una strana voce. 104 italiani erano spuntati all'improvviso a Città del Messico, affermando di essere giunti in treno da Roma. Come se non bastasse, la stessa storia, a quanto pare, era già stata riportata nel 1845, ben 66 anni prima che quel fatidico treno lasciasse la stazione. Naturalmente nessuno all'epoca prese sul serio i racconti di quelle persone, eppure qualche domanda sorge spontanea. Quel treno viaggiò davvero nel tempo dentro quel tunnel? O è soltanto una leggenda? Tu che ne pensi? La colonia perduta è la storia di un singolare fenomeno accaduto nel tardo XVI secolo. Un gruppo di coloni lasciò la natia Inghilterra e approdò sulle coste dell'isola di Roanoke a largo dell'odierna Carolina del Nord. Ma si rese presto conto di essere a corto di provviste. Per rimediare, il capo dei coloni decise di tornare indietro per fare rifornimento. L'uomo fece ritorno sull'isola soltanto 3 anni dopo e restò basito quando vide che cos'era rimasto della sua colonia. Niente, non c'era più anima viva, ma qualcuno aveva lasciato un misterioso segno, una parola incisa sul tronco di un albero, la parola Croatoan. Ad oggi nessuno sa quale sorte toccò ai coloni di Roanoke o che cosa significhi quella parola. Un faro senza un guardiano? Ma come, dirai tu, non può essere possibile? Beh, adesso ti racconterò una storia. Al largo delle coste nord-occidentali della Scozia ci sono le isole Flannan. Niente di speciale, poco più di un gruppo di brulli isolotti rocciosi battuti dal vento. Eppure c'è un enigma, un famoso faro che sembra celare un oscuro segreto. Nel 1900 tutti e 3 i guardiani di questo faro svanirono misteriosamente e nessuno li vide mai più. Da allora le isole sono rimaste disabitate. Fu soltanto negli anni 70 che il faro diventò automatico. Nessuna lista di luoghi famosi per delle misteriose sparizioni sarebbe completa senza citare una foresta della Transilvania nella Romania centrale. Ma no, il conte Dracula stavolta non c'entra, se è a lui che stavi pensando. Ci interessa invece la foresta di Oia, un luogo che è stato teatro di parecchi fenomeni inspiegabili. Non solo qui sono scomparse persone, ma si racconta anche di rumori fuori dal comune, voci femminili, sussurri. Addirittura alcuni raccontano di corridoi temporali nascosti tra gli alberi della spaventosa foresta. Gente che afferma di essere balzato avanti nel tempo di alcune ore. L'autostrada Yellowhead si snoda lungo la Columbia Britannica in Canada. Una certa sezione di questa strada ha ricevuto parecchie attenzioni durante gli anni a partire dal 1960, perché anche qui la gente scompare. Qualcuno l'ha ribattezzata perfino l'autostrada delle lacrime. Non esiste spiegazione sul perché qui la gente continui a sparire nel nulla. Quel che colpisce di più è che gran parte delle vittime erano giovani donne. Quest'area triangolare si snoda sopra il deserto e le montagne della Sierra Nevada, nell'omonimo stato americano che ha fatto a sua volta scalpore in seguito a una sparizione del 2007. Il famoso navigatore, aviatore e avventuriero Steve Fossett stava sorvolando quella zona in aereo, ma ad un tratto scomparve. Le ricerche durarono mesi, ma non venne trovata alcuna traccia di Steve o del suo velivolo. Un anno dopo il mistero fu risolto. Un escursionista ritrovò i documenti di Steve e in seguito vennero trovati anche i rottami del suo aereo. Uno dei parchi naturali più visitati al mondo è lo Yosemite in California. Ma anche questo paradiso nasconde torbidi segreti. Malgrado la sua bellezza e l'abbondanza di fauna selvatica, qui sono scomparse ben 45 persone. Nessuno sa che cosa sia accaduto agli sventurati. Forse dovremmo fare qualche domandina agli orsi, numerosi da queste parti. Ci sono storie persino di persone scomparse in un certo punto del parco e poi riapparse da tutt'altra parte. Quasi tutte intere, ad eccezione di alcuni indumenti, chissà perché. Tutto questo non impedisce a oltre 3 milioni di turisti di visitare ogni anno questo stupendo parco naturale. Quando una nave affonda, ci si aspetta di ritrovarne il relitto sul fondale marino, dico bene? Beh, sì. A meno che la nave affondi nelle acque del Lago Superiore, uno dei grandi laghi del Nord America al confine tra USA e Canada, è tristemente famoso per il gran numero di navi scomparse nel nulla. Certo, il meteo da queste parti è spesso inclemente, ma le tempeste non bastano a spiegare la completa sparizione di intere imbarcazioni senza che venga ritrovato un singolo relitto neanche sul fondale del lago. Ma anche qui i turisti affollano ogni anno il luogo,
Molti ci vanno per fare immersioni e magari ritrovare qualcuno dei misteriosi relitti. Tra i tanti che si celano in fondo al lago, c'è anche quello della famigerata SS Edmund Fitzgerald. La nave salpò il 7 giugno del 1958. Era all'epoca la più grande imbarcazione in attività sui Grandi Laghi e resta tuttora la più grande nave mai affondata in queste acque. Proprio come in tutti gli altri casi, la causa del suo affondamento resta un mistero. I funghi sono ovunque. Potresti vedere della muffa su un vecchio limone nel tuo frigorifero. È un fungo. Potresti notare dei funghi sul materasso e sulle piastrelle del bagno. Potrebbero esserci diversi milioni di specie di funghi nel mondo e la maggior parte di esse è sconosciuta. Alcuni sono abbastanza innocui, come quelli che compaiono nell'angolo buio del tuo frigorifero, e altri possono trasformare una creatura vivente in uno zombie. E questo non è un film, ma la realtà. Visitiamo alcune foreste pluviali per vedere come il fungo Cordyceps trasforma la vita di alcuni insetti in un incubo. Una minuscola spora fungina, quasi invisibile, fluttua nell'aria e si posa sul dorso della formica. Lei non si accorge di nulla e lavora tutto il giorno per il bene della colonia. Nel frattempo, la spora penetra nel suo corpo. Un paio di giorni dopo, il comportamento della formica diventa strano. La poveretta trema, dorme male e non mangia abbastanza. Altre formiche la vedono come una minaccia, quindi cacciano il loro fratello dal formicaio. Ma la formica infetta non vuole tornare perché non può più controllare la sua vita. Il fungo si moltiplica al suo interno. Si diffonde in tutto il corpo attraverso il sangue dell'insetto. Cattura lentamente l'intero sistema nervoso, inizia a controllare i muscoli e colpisce il cervello. Il Cordyceps cambia il comportamento della formica e la fa muovere nella direzione che vuole, contro la volontà della formica. A questo punto l'animale si trasforma in uno zombie. Vaga da solo per la foresta e cerca un luogo elevato. Può essere un filo d'erba, una pianta o un cespuglio. Successivamente, la formica sale a un'altezza di 10 pollici e afferra saldamente lo stelo con le mascelle. Niente può rimuoverlo da lì perché la formica non può più rilassare le fauci. L'insetto rimane ad aspettare lì per diversi giorni. Per tutto questo tempo, il fungo si nutre della formica e cresce lentamente. Esce dalla formica da diversi lati, si attorciglia e diverge in direzioni diverse. Quindi il parassita cresce, si solleva e rilascia nell'aria migliaia di piccole spore. Volano in tutta la foresta, cadono nell'acqua, sulle foglie, sulla pelliccia degli animali o nei capelli delle persone che camminano nei boschi. In quasi tutti questi luoghi le spore non vivono a lungo, ma alcuni di loro troveranno il loro ospite. Alcune spore possono cadere di nuovo su una formica e quando il fungo si posa, tutto ricomincerà. Ora immagina che questo minuscolo mostro si evolva e inizi ad attaccare le persone. Gli scienziati hanno affermato che ciò era impossibile poiché la temperatura del corpo umano è troppo alta per i funghi. Ma dopo tutto, la temperatura dell'intero pianeta sta gradualmente aumentando, giusto? Ciò significa che il fungo si adatterà al riscaldamento. E quando succede, minuscole spore penetreranno nel corpo umano attraverso le orecchie, il naso e la bocca ed entreranno nel sangue. Lì inizierà la sua riproduzione e cattura del sistema nervoso. La persona avrà la febbre e quindi sperimenterà allucinazioni. Presto perderà la sanità mentale e vorrà solo una cosa: condividere il fungo con gli altri. Se il fungo può far aderire saldamente una formica a una foglia con le sue mascelle, allora sarà in grado di controllare i muscoli delle persone e persino aumentare la loro forza. Ma le persone infette non attaccheranno gli altri. Si arrampicheranno sui tetti di edifici o alberi e si addormenteranno per sempre. Il fungo, nel frattempo, germina e rilascia le sue spore. Il vento le raccoglie e le diffonde in tutto il mondo. Durante le prime settimane di infezione, mentre le persone non sono ancora sufficientemente preparate, i funghi si diffonderanno rapidamente e conquisteranno il pianeta. I resti dei sopravvissuti che sono riusciti a evitare il contatto si nasconderanno sottoterra e poi costruiranno bunker. In primo luogo, le maschere antigas diventeranno più preziose dell'oro. Tuttavia, quando le persone si renderanno conto che la sopravvivenza dell'umanità è più importante degli affari, le maschere antigas diventeranno disponibili al pubblico. Per quanto terribile possa sembrare, tutto questo è una buona notizia, perché non devi scappare dagli infetti e combattere. Tutte le città introdurranno zone di quarantena. Le persone vivranno all'interno di edifici con potenti sistemi di ventilazione dell'aria e usciranno solo con maschere antigas. Se capiranno di essere infette, informeranno con calma la polizia e lasceranno la città. Riceveranno scorte di cibo e i loro cari avranno il permesso di stare con loro con maschere antigas, fino a quando gli infetti non si addormenteranno. Ci saranno funghi ovunque per le strade.
Vedrai come crescono colossali piantagioni di funghi sui tetti e sui muri degli edifici. L'aria assomiglierà a una foschia nebbiosa a causa dell'intensa concentrazione di spore fungine. Ma non è pericoloso se hai una maschera antigas. L'apocalisse zombie sarà piuttosto calma e tranquilla. Tuttavia, sarà difficile nel mondo, non a causa dei funghi, ma a causa degli umani. Non tutte le città saranno in ordine. L'anarchia regnerà nel mondo. Saccheggiatori e ladri in maschera antigas cammineranno per le strade. Il cibo scarseggerà. L'elettricità nelle città non funzionerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma solo un paio d'ore al giorno. E per tutto questo tempo ci sarà speranza per un futuro luminoso nei cuori delle persone. Gli scienziati lavoreranno attivamente su un vaccino e prima o poi lo inventeranno. Ma anche il fungo si evolverà. Forse sconfiggerà il vaccino e quindi le persone dovranno cercare una nuova cura. Inoltre, il fungo proverà a passare ad altri vettori. Questi possono essere uccelli, bestiame e qualsiasi mammifero. Immagina un cervo infetto con un grosso fungo sulle corna. I microorganismi domineranno il mondo e la popolazione diminuirà. Il fungo si adatterà all'acqua per migliaia di anni e inizierà a infettare il pesce. E presto l'intero pianeta si trasformerà in un fungo gigante. Ok, calmati, non succederà. Ecco perché. I cordyceps hanno impiegato milioni di anni di evoluzione per adattarsi esattamente al corpo a sangue freddo di una formica, né più né meno. Le capacità interne del fungo sono progettate solo per infettare alcuni insetti che vivono accanto a loro. Ad esempio, il cordyceps della Thailandia non può infettare una formica da qualche parte a Los Angeles. Pertanto non preoccuparti, ci vorrà del tempo per attaccare un essere umano. Non c'è subitaneità nell'evoluzione. È un processo lungo e impegnativo. Inoltre il fungo non ha motivo di passare a portatori a sangue caldo. Si sente bene nell'ambiente delle formiche e non ha problemi. Se le formiche scompaiono come specie e le persone iniziano a vivere accanto al fungo, inizierà l'evoluzione. Ma potrebbero essere necessari migliaia o addirittura milioni di anni di cambiamenti genetici. Tuttavia, non rilassarti. C'è un tipo di fungo che ha soddisfatto tutte le condizioni per acquisire la capacità di infettare gli esseri umani. Si chiama Candida auris. È stato scoperto in Giappone nel 2009 e ha scioccato gli scienziati quando l'hanno trovato all'interno delle persone. I biologi hanno affermato che il fungo potrebbe evolversi a causa dell'aumento delle temperature in alcune aree. Pochi anni dopo, il fungo è stato trovato in molti paesi del mondo. I farmaci antifungini fanno poco per aiutarci. I suoi sintomi sono difficili da determinare all'inizio e le conseguenze della sua infezione possono essere gravi, specialmente nelle persone con scarsa immunità. Gli scienziati sono preoccupati per questo microorganismo, ma stanno già realizzando un vaccino. La medicina ha aiutato a sconfiggere il fungo nei topi e presto i medici sperano di rilasciare un vaccino per l'uomo. L'infezione avviene attraverso fluidi umani come sangue e saliva. I funghi sono un regno separato sul nostro pianeta, ma non sono tutti cattivi. Sono necessari alla nostra terra per sostenere la vita. Arricchiscono il terreno con sostanze preziose e digeriscono sostanze nocive. I funghi hanno aiutato le piante a uscire dall'acqua e ad adattarsi alla terra milioni di anni fa. Il 90% delle piante non sopravvive oggi senza funghi. Sono organismi che sembrano enormi reti. Queste reti di tubi speciali sono chiamate micelio. Vediamo solo la punta dell'iceberg, che si chiama funghi. Non ha una forma. Può trasformarsi, muoversi attraverso labirinti sotterranei e cambiare percorso. Ci sono molte informazioni al riguardo, ma questo è un argomento per un video separato. Nel frattempo, i funghi sono deliziosi, salati a fuoco lento con aglio e prezzemolo. Provalo!